Dal Pala di Rio siamo in compagnia col coach Rosario Saracino. Ecco, l'Olimpica stoppa il VS. Ecco, continua la sua striscia positiva. Un commento sulla partita. Intanto il coach e la squadra, diciamo, è Felice Carano, io gli do una mano, ma il coach è lui, diciamo, diamo merito. Diciamo, noi ci siamo preparati a questa partita perché in qualche modo la temevamo. Vieste è una squadra forte, costruita per vincere il campionato, le aveva vinte praticamente tutte, meno una di un punto a Manfredonia. Però obiettivamente dal secondo quarto in poi ci siamo messi a difendere come sappiamo fare, come vogliamo fare, e loro sono andati in difficoltà. Il primo quarto invece hanno cominciato bene, il loro terminale offensivo più pericoloso, Silvestri, in realtà ci ha fatto impazzire per difendere su di lui e ci siamo riusciti poco. Il primo quarto non abbiamo difeso come speravamo, poi ci siamo messi a correre, a difendere, il risultato si è visto, insomma abbiamo rubato una quantità di palloni non indifferente, insomma i ragazzi hanno risposto bene con la testa, perché come dico sempre a questi livelli la tecnica va bene, gli schemi d'attacco, la fluidità delle azioni, ma se non ci metti il cuore difficilmente riesci. Ecco, la squadra ha fatto un'ottima partita, siamo soddisfatti. Ecco, grande attacco, comunque anche difesa, buon possesso di palla, anche la prestazione di Jolicoeur e di Martin Wolf, la sua seconda partita, non è stata da meno. Sì, io ritengo che la partita l'abbiamo vinta in difesa, anche se poi abbiamo fatto 95 punti, perché poi quando difendi bene, chissà perché, gli attacchi poi vengono meglio, si attacca con più lucidità. La partita l'abbiamo vinta in difesa. Lorenz ha fatto quello che doveva fare, ha occupato il pitturato e ha difeso bene su Despotovic. Martin è la seconda partita dopo 8 mesi di fermo, quindi in qualche modo deve ancora giocare, però anche lui in difesa ha fatto il suo lavoro, ha raddoppiato spesso il loro lungo, insomma obiettivamente abbiamo fatto un'ottima partita, mi ripeto, ma è stato così, insomma abbiamo fatto una buona partita. Ecco, come affronterete il Bulls Bari, visto che comunque è una squadra che non ha mai vinto, non ha mai portato a casa, insomma, una vittoria? No, secondo me il Bulls Bari, non lo dico perché è stata molto sfortunata, ha giocato due partite senza le pedine più importanti. Quando saranno al completo, credo già da sabato, sono una squadra molto molto pericolosa, perché hanno Romito, hanno Esposito, hanno lo Tito che domenica scorsa non hanno giocato, eppure Manfredonia ha vinto soltanto l'ultimo quarto, quindi sono stati gli avanti per tre quarti contro Manfredonia, che è un'altra squadra costruita bene per salire. Quindi secondo me è una delle squadre, diciamo, più sottovalutate, perché non ha ancora vinto, ma è una delle più pericolose, quindi se noi continuiamo a giocare come sappiamo, e allora possiamo affrontare le partite con una certa tranquillità, anche se poi il risultato ovviamente è sempre, ma se appena molliamo un po' l'attenzione, come è successo con l'Angiulli, come è successo nella seconda partita, insomma noi dobbiamo lavorare tanto per portare a casa il risultato. Ecco, speriamo che questa partita sia una specie di svolta nella convinzione della testa dei ragazzi, che quando loro vogliono giocare giocano e mettiamo in difficoltà chiunque. Va bene, grazie.